Ciao a tutti, sono Bond 777, benvenuti in iMai. Boh, come si chiama? iMai qualcosa? Lo chiameremo iMai e basta. Non so se è un nome completo questa roba qui. Comunque non è difficile, andrò a rispondere alle domande precedute da iMai che mi avete fatto quanto? 2 settimane fa. Ci tengo a dire solo una cosa prima di iniziare, che questo video lo sto registrando un po' prima perché io oggi, quindi quando voi state guardando questo video, sono al Games Week. Nient'altro da dire. Quindi iniziamo, ma ho un'altra cosa da dire. Ovvero di lasciarmi qua sotto nei commenti un'altra domanda preceduta da iMai a cui io poi andrò a rispondere non so quando. Non posso rispondere ovviamente a tutte le domande che mi avete fatto perché sono tante. E iniziamo da Mirko Brescia, che mi dice: hai mai scorreggiato in faccia una tua amica? Si parte benissimo. No, fortunatamente no. Rodrigo DJ: hai mai parlato davanti a un ventilatore? Grande Bonf, se vuoi salutami. No, cioè, non ho capito il senso. Se intendi parlare per distorcere la voce così viene tipo robotica, ok, è un conto. Però se ho parlato davanti a un ventilatore per avere un colloquio con un ventilatore, no. Matteo Pisano: hai mai pensato di registrare ma poi hai scoperto che non hai premuto il pulsante di accensione? Non sapete neanche quante volte. Ogni volta mi sento un cretino. Cioè, tipo una volta mi è successo che avevo registrato un episodio della Road to Glory con FIFA 15 con 3 episodi. Quindi era andata più di un'ora e non avevo registrato, non avevo cliccato il pulsante. Non sapete come mi sono sentito, coglione. Nicolò Pelli Rossi: hai mai mangiato merda? No. Angus Shed Shin Slash: hai mai sentito parlare del crew mamma cete e taglia le teste tipo muce di Narcor sul beat, siamo King Supreme? Manuel Sapori: hai mai fumato? No, non ho mai fumato e sono contro il fumo. Sergio 4: hai mai sputato sul cibo e poi l'hai mangiato? Ciao Bomber, salutami. Ciao Sergio, perché dovrei sputare sul cibo per poi mangiarlo? Cioè, lo faccio quello degli altri. Alessio Novelli: hai mai fatto un sacrificio? Un sacrificio a un demone egizio? Tutte le mattine io la prima cosa che faccio, dopo mi sveglio, mi vesto, mi lavo i denti e poi faccio un sacrificio a un demone egizio. Giovanni Gamer: hai mai evocato uno spirito? Se non l'hai mai fatto, fallo come Bloody Mary o Charlie. Non l'ho mai evocato e mai lo farò. Cioè, non è che io ci creda molto a queste cose, però non lo faccio, non corro il rischio, ecco. Domenico Maesano: hai mai ammazzato una mosca? No, mai, le mosche non si... Stavo dicendo, l'ho appena fatto. Ludov1305: hai mai registrato un video indossando solo con le mutande? Via, se mi saluti. Allora, ciao Ludov1305. No, perché io anche d'estate sto con la felpa, sto più pesante possibile, ve lo giuro. Io non soffro per niente il caldo, ma veramente per niente. Però soffro tantissimo il freddo. Manuel Figliola: hai mai mangiato croccantini per cani? Sì, li ho mangiati una volta alle elementari perché li aveva portati il mio compagno di classe. Sono strabuoni, sono buonissimi, ve lo giuro. Andrea Apples: hai mai allattato un mezzo uomo, mezzo uccello? Silvio Scala: hai mai bannato qualcuno dal tuo canale? Sì, un bel po' di volte. Anonymous: hai mai fatto una figura di merda? Se si racconta. Cioè, voi siete qui a chiedere se il re delle figure di merda ha fatto una figura di merda. Sono troppe, cioè, non basterebbe un video di 2 giorni. Leonardo Lucacci: hai mai pianto perché il Milan ha perso una partita? Sì, ho pianto. Champions League, non mi ricordo l'anno, Milan-Barcellona, gol di Juli. Era l'andata però, mi sembra. Io non capivo bene niente, cioè non capivo niente. Pensavo che il Milan avesse... Poi è stato eliminato comunque, però pensavo avesse perso lì, eliminato da tutto, basta, non vedevo più il Milan nella mia vita. E lì sono andato in bagno e ci sono rimasto malissimo e un po' pianto. The Phoenix: hai mai pensato di giocare al posto di Montolivo? Un saluto. Pensato no, però anche se io faccio schifo a calcio, probabilmente sarei migliore, cioè almeno più veloce. Gioele Materassi: hai mai fatto una cazzata a scuola? Sì. Tipo l'ultima abbiamo questo non deve uscire da qui, cioè lo sto solo dicendo a YouTube intero, però non deve uscire da qui. Abbiamo staccato un'antina del mobile
di legno, cioè si è staccata perché noi volevamo metterci nel mobile. Allora si è staccata, l'abbiamo presa, non sapevamo dove metterla e allora ci abbiamo disegnato tavoletta. Avete presente tavoletta di Ed ed Eddy? Ce l'abbiamo fatta tutta quanta uguale. E qui mi collego al discorso di seguirmi su Instagram perché avevo messo la foto di tavoletta. Questa è stata una delle ultime. Poi magari nel tempo che tra cui io registro questo video e lo carico, non so, sono già stato sospeso perché ho fatto qualcos'altro. Gianluca alias Zarate: hai mai fatto una figura di merda in un'occasione importante? Io vi ho già detto che sono il re delle figure di merda, però in un'occasione importante non lo so, ancora devo pensarla bene, perché se è un'occasione importante deve essere una figura di merda importante, no? Andrea Amadeo: hai mai scorreggiato mentre registravi e poi hai dovuto tagliare la parte? Siete fissati con lo scorreggio, con la cacca, con queste robe qui? No, no, non è mai successo. Ultima domanda, concludiamo con Federico Rigamonti che mi chiede: hai mai scambiato Carlo Conti per il Gesù Nero? Sì, sì, ogni volta che c'è in tele dico: che ci fa Gesù in tele? E poi invece Carlo Conti. E quindi questo era, non so, sapete che non so se è tipo I My Challenge, ma I My e basta, non lo so. Comunque questo era I My. Io vi ricordo di 1 seguirmi su Instagram, 2 che sono al Games Week, cioè venerdì, sabato, domenica, e 3 di lasciarmi qui sotto nei commenti altre domande precedute dai My che poi io andrò a fare non so quando. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, iscriviti al mio canale e commenta da bomb 777 tutto. Ciao a tutti.